Ciao a tutti e benvenuti in un altro video, un video come al solito, come ogni mese, in collaborazione con il gruppo dei canali piccoli PAUE. Ovviamente giù nell'info box trovate i link di tutti i canali che partecipano a questo appuntamento mensile e se anche voi volete unirvi a noi basta appunto scrivermi, scrivere anche agli altri e non ci sono problemi, anzi più siamo e meglio è. Ora, tra l'altro mi sono fatta una tisana, ragazzi fa schifo, però vabbè me la finisco di bere. Vi faccio vedere appunto gli acquisti naturali che ho fatto nel mese di aprile. Sì, credo di sì. Comunque tanto nel titolo lo vedete quale mese è, ogni tanto mi confondo un po' con i mesi. Allora, parto, vi faccio vedere due cose da mangiare. Una che in realtà io compro praticamente ogni mese, ma mi sono sempre scordata di farvelo vedere perché ho sempre buttato via la confezione. Credo che sia una delle poche cose naturali che compro per mangiare e sono i burger di ceci del marchio Kyoene. Li trovo al Conad, costano mi sembra 1,50 euro, una roba del genere. Sono buoni, sono veramente molto buoni, a me piacciono molto e sono certificati CEA. Sono saporiti, non sono asciutti, a me in genere non piacciono gli hamburger vegetali, io non sono vegetariana, non sono vegana, non mangio cose biologiche, non sto molto dietro all'alimentazione, ma principalmente perché ho pochi soldi da spendere e i cibi naturali, vegani, eccetera, costano un po', e poi perché non so cucinare e quindi alcuni alimenti o li sa cucinare bene o fanno schifo. Però questi devo dire che sono buoni, infatti li compro spesso, sono velocissimi da cucinare, quindi sono buoni, costano poco. E poi un'altra cosa che ho comprato, che ho finito, sono le uova biologiche della linea biologica del Conad Verso Natura, queste qua. Io le uova le compro sempre di allevamento all'aperto o comunque a terra. Sempre, se no non le compro. Biologiche o no, sinceramente, se ci sono biologiche le uova preferisco, se non costano tantissimo, se no mi basta che siano di allevamento all'aperto, ecco. Comunque vabbè, due uova mi piacciono. Più che altro mi piace, siccome sono da sola in casa e non è che mi cucino le uova tutti i giorni, la confezione così da due uova per me è comodissima perché riesco a consumarle senza appunto farle scadere. Quindi una confezione così mi salva la vita, più che altro appunto non le butto via. Per quanto riguarda il cibo, quindi abbiamo finito. Per quanto riguarda la casa, ho ricomprato una cosa che per me è una conferma, che è il multiuso della Winnis, ipoallergenico, vegan ok, per vetri, cristalli e tutte le superfici lavabili. Mi piace, lo utilizzo per togliere principalmente la polvere dai mobili, lo utilizzo appunto un po' per tutto. Se ci sono delle superfici da sgrassare, questo assolutamente no, ma perché non hanno sgrassatore, però per il resto mi piace molto, ha una buona profumazione abbastanza delicata. L'ho presa perché la gattina aveva un problema all'occhio, non si capiva se era dovuto a qualcosa che gli dava fastidio, non si è capito molto bene. Quindi per evitare qualsiasi cosa io le superfici dove ci passa appunto la Misha Olivia le pulisco con queste, che è ipoallergenico, adatto anche a bambini, quindi con questo, oppure con un altro prodotto naturale che ho comprato appunto in questo mese proprio per questa cosa, e è l'Emulsio Naturale Home and Pet Care. Questo è all'eucalipto, una buonissima profumazione di eucalipto. È un prodotto per superfici lavabili, cuce, lettiere e trasportini, neutralizza gli odori, testato senza nickel, dermatologicamente testato con materie prime di origine vegetali, completamente biodegradabile. Qui c'è vegan ok, c'è le foto degli animali e di un bebè, quindi l'ho preso, mi piace, la profumazione è molto buona, molto fresca, però questo spruzza come un normale spruzzino. Questo invece fa uscire una mousse,
Esce una mousse proprio di prodotto e mi piace tanto, forse mi piace di più di quello della Winnis proprio per l'odore e poi il fatto, non lo so, questa bella mousse che comunque poi con un panno va via, non è una cosa, una schiuma che non se ne va mai, se ne va subito, però non lo so, mi dà più l'idea di pulito, boh, mi piace comunque. Poi ho preso la ricarica per i piatti concentrato di Winnis, biodegradabile completamente, ipoallergenico, testato al cromo, cobalto e al nickel. Non ho mai utilizzato il sapone per i piatti della Winnis, se voi l'avete utilizzato fatemelo sapere. E niente, ho il dispenser, quindi volevo una ricarica che costasse poco. Questo costava poco, oltretutto è anche naturale, quindi l'ho preso super volentieri. Ultimo prodotto per la casa, che poi io in realtà questo qua lo utilizzo anche per il corpo, perché si può utilizzare anche per il corpo, è il sapone sempre di Winnis Natural, che è certificato vegan, il sapone di Marsiglia purissimo, testato al nichel, cromo e cobalto. C'è scritto appunto per bucato ed igiene della persona, completamente biodegradabile, eccetera, eccetera, eccetera. Mi piace sia sui vestiti, cioè per sgrassare, smacchiare i vestiti, soprattutto l'intimo, se magari col ciclo si macchia qualcosa. Mi piace tantissimo la profumazione, cioè proprio è fantastico, e mi piace anche per lavare i pennelli, per lavarmi le mani, insomma, un prodotto che a me piace molto e non costa neanche tanto, sono 250 grammi di sapone che mi durano un bel po'. E poi, allora, ho acquistato una cosa sola per quanto riguarda il beauty, perché sono piena di cose, quindi voglio finire quello che ho e sto cercando di comprare il meno possibile, perché voglio accumulare meno prodotti possibile, anzi voglio smaltirne il più possibile. Quindi ho comprato solamente una cosa, 16,90 euro, nella bioprofumeria Bioluna qua a Livorno, è di natura siberica ed è il... Aspettate che se lo trovo in italiano, magari ve lo leggo in italiano. Il burro bianco detergente del Grande Nord per la cura e la rimozione quotidiana del trucco per pelli normali e miste. Quindi è un burro struccante che lava anche il viso. Lo puntavo da un po', ero molto curiosa di provarlo. 16,90 euro il prezzo, non so se ve l'avevo già detto. Non l'ho ancora utilizzato perché voglio prima finire un prodotto che già ho in uso, però niente, lo volevo prendere, lo volevo troppo e alla fine l'ho preso. Il prodotto è nel barattolino così, sono 120 ml, una scatola gigante per niente, ha la sua spatolina. Ovviamente poi vi farò sapere come mi trovo con questo prodotto. Mi ha poi Luna omaggiato del balsamo rivitalizzante Coco e Ginseng di Quanticlicium. Questo e poi il crema viso Melissa idratante riequilibrante della Saponaria. Ultimo prodotto che vi faccio vedere è questo qua che mi hanno omaggiato da acqua e sapone di Barnangen, ve lo scrivo comunque, ed è un prodotto, è un burro corpo con una formula vegana, 95% di ingredienti di origine naturale. Lo proverò molto volentieri e tra l'altro non conoscevo questa marca, vi farò sapere come mi trovo con questo prodotto e se mi trovo bene andrò magari a spulciare qualche altra cosa. Stavo guardando l'inci e non mi sembra male, però è scritto veramente piccolissimo, quindi boh, vabbè. Comunque, eccolo qua. E questi erano i miei acquisti naturali che ho fatto ad aprile. Fatemi sapere se avete provato qualcosa di questi qua che vi ho fatto vedere. Mi raccomando, passate anche dalle altre persone che collaborano con me in questo video. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!